La prima volta che io ho incontrato Carlo, l'ho incontrato esattamente qui dove sono seduto ora. Era il mio primo giorno di parroco in questa parrocchia e l'ho trovato qui seduto davanti al tabernacolo. E allora io gli ho chiesto: ma tu ogni tanto ti raccogli qui a pregare davanti all'Eucaristia? Sì, dice lui, perché questo mi consente di essere leggero di fronte a tutto quello che la vita mi chiede. In casa, con la mia attenzione alla cura dei genitori per me, a scuola per quello che imparo, ma soprattutto a me piace imparare come si sta con gli altri. Per me pregare è accumulare questo stile. Era un ragazzo come tanti altri. La prima impressione che ho avuto, giocava, andava facendo sport, guardava i cartoni animati, era amante degli animali, gli piacevano le gite, gli piaceva uscire con gli amici. A un certo punto si è domandato, studiava. Magari si è fatto degli interrogativi che forse qualche adulto ancora non riesce a farseli, iniziandosi a chiedere chi sono, da dove vengo, perché sono qui, e lui tutti questi interrogativi li ha risolti dove? Nella scoperta di Cristo, nella scoperta di Gesù. Nel Vangelo Carlo aveva letto quella frase di San Giovanni che diceva Dio è amore, e quel Dio è amore però si convertiva in opere concrete, amando quel Dio come lo amava nei fratelli. Ecco, e lui cercava di coinvolgere tutti, sia la famiglia, gli amici, i parenti, dicendo non prendiamo il superfluo. Lo spazio chiesa per lui era sorgente, ma non dimora, neanche nell'immaginare le funzioni che avrebbe potuto esercitare. Per lui il cristiano è lievito che si concede nella vita di tutti i giorni con gli altri. Lui portava il suo lievito cristiano, a questo teneva moltissimo. Ora si parla anche di persone che, avendolo conosciuto, si sono interrogate sulla fede, e quindi già questo suscitava in quelli che lo circondavano degli interrogativi, perché effettivamente non era comune trovare un ragazzo che magari lasciava da parte la merenda per darla al povero che incontrava all'angolo della strada. Nella sua sensibilità, la chiesa era il luogo dove lui attingeva, nel silenzio, nella preghiera, nell'adorazione, lo stile che avrebbe portato fuori nella vita. Non ho mai trovato in lui una propensione clericale, ma del giovane cristiano che vuole essere frescamente cristiano. Quell'amore per Cristo si concretizzava in gesti concreti, in atti quotidiani. Prima di tutto pregare per gli altri, dal punto di vista spirituale, offrire per gli altri le sofferenze, offrire i sacrifici, pregare il rosario. E poi in gesti di carità concreti, come dare, rinunciare a un boccone di merenda, alla sua merenda, per darla a chi non l'aveva, oppure mettere da parte i soldi per aiutare le missioni, per aiutare l'opera a San Francesco dei Poveri, alla mensa dei poveri. Questa piena disponibilità, questa piena capacità di intuire i bisogni dell'altro e di arrivare a precederli, di ancora prima che glielo chiedessero, lui cercava di risolvere il problema. Era il suo comportamento che denotava com'era. Se si poteva aiutarti, si faceva in quattro per farlo. A me, per esempio, ha fatto la tesina, diciamo, delle medie. Lui mi ha chiesto quali erano gli argomenti, e il giorno in cui dovevo presentarla mi aveva fatto una presentazione in PowerPoint, senza quasi che io le faccio: no, guarda, lascia stare, no, domani te la porto. E lui, nonostante avesse comunque un carico di studio, me l'ha portata, mi ha fatto questa presentazione così in un giorno. E questo per dire, lui sotto tanti aspetti dava l'esempio, più che se parlavi con lui di amici, di problemi che avevi, era sempre disposto a darti una mano. E comunque riusciva a essere sempre anche nei consigli. E vengo dalle isole Mauritius. Sono nato in una famiglia induista di casta sacerdotale brahmina.
Non potrò mai dimenticare la prima volta che ho incontrato Carlo, che era nel 1996. E ho avuto la fortuna di vivere accanto a Carlo fino a quando non è salito in cielo, che era nel 2006. Carlo per me è stato un vero maestro, nonostante che era più piccolo di me. Carlo era un esempio talmente alto di spiritualità e santità che ho sentito dentro di me il desiderio di farmi battezzare e di poter così anche ricevere. Una delle cose che preme, anche essendo padre di figli adolescenti, è sfatare subito un'obiezione che questi ragazzi potrebbero sollevare. E cioè, la prima osservazione che potrebbero fare, dice, era un ragazzo che viveva fuori dal mondo. Allora io comincio a distruggere questa obiezione elencando intanto le cose che faceva Carlo, da quelle che so io, poi lei integra e completa. Suonava il sassofono, giocava a pallone, si divertiva con i videogiochi, guardava i suoi adorati film polizieschi, girava i filmini con i suoi cani e i gatti, naturalmente studiava con profitto il liceo milanese Leone XIII e in più era un genio dell'informatica. Esattamente. Un vero genio dell'informatica. La mamma dice che doveva andare a comprargli i libri alla libreria della Facoltà di Ingegneria Informatica, perché era talmente dentro. E li leggeva già all'età? Beh, è morto a 15 anni. Quindi possiamo immaginare, 11-12 anni, già si divorava i libri universitari di informatica. Sì, di informatica. Creava programmi. E infatti la famosa, io dico famosa perché ormai ha girato tutto il mondo, mostra sui miracoli eucaristici, che è visitabile nel suo sito, l'ha fatta da solo, cioè con immagini, frasi, collegamenti, navigava in internet, però aveva scoperto il lato positivo di questi mezzi. Cioè si può essere un internauta anche a fin di bene, cioè creare buone cose, creare dei buoni gruppi di amici, aiutare gli altri, lanciare messaggi d'amore, trovare messaggi d'amore, perché in fondo il computer, questi mezzi ci aprono a tutto il mondo. Certo. E non è detto che tutto quello che c'è dentro sia cattivo. Ecco, lui veramente aveva trovato Dio anche nel computer e aveva trovato il modo di trasmettere Dio anche attraverso questi mezzi. Infatti molti dei suoi amici andavano al pomeriggio a casa. Ecco, se non sbaglio stiamo vedendo il sito a cui faceva riferimento prima, vero? Sì, è il suo sito. Andavano a casa da lui per studiare, per essere aiutati nelle ricerche, e questo per lui era un mezzo per introdurre questi ragazzi nella Carlo positività aveva dell'uso. Una dote particolare per l'informatica. Amava l'informatica, era capacissimo nell'informatica, gli piaceva fare nuovi programmi, ha aiutato anche alcune parrocchie, ha aiutato molte persone. E ricordo con precisione che lui diceva: ma oggi una parrocchia dovrebbe dotarsi di un sito nel quale offrire la sua immagine e ricevere domande, proposte, considerazioni da parte di coloro che amano la vita della comunità. Perché non lo facciamo? E io dico, questa è una splendida idea. Tu renditi comunicatore di questa idea presso i tuoi amici. Costituite un gruppo che elabori un progetto di sito parrocchiale. Questo dono per l'informatica, questa capacità, la metteva a servizio di Dio, la metteva a servizio degli altri. Ecco la differenza. Non è che la tenesse per sé, per sfruttarla o per qualsiasi motivo che non fosse la carità verso gli altri o il riconoscimento di Dio. E lui il progetto purtroppo non l'ha potuto vedere realizzato. Ma subito dopo la sua morte so che il gruppo aveva creato le premesse per una buona articolazione di questo sito parrocchiale. Nel momento in cui, diciamo, è arrivato Facebook, perché è arrivato qualche anno dopo che Carlo non c'era più, ho pensato di fare un gruppo per gli amici di Carlo. E incredibilmente nel giro di un paio d'anni questa pagina è venuta
è venuta a conoscenza di moltissime persone nel mondo. Ma poco a poco mi arrivavano telefonate di gruppi che volevano venire in questa chiesa a ricordare Carlo. Quindi mi sono detto, qui c'è un segno, qualcosa è riuscito a passare nelle informazioni. Hanno subito scritto anche delle piccole, semplici biografie di Carlo, e a questa figura sento che spontaneamente i suoi coetanei si affezionano. Mettere in pratica quello che, come le cose le faceva lui, non è una cosa impossibile. E questa è la difficoltà che noi abbiamo tutti i giorni, essere buoni sempre, essere sempre gentili, essere sempre altruisti. Questa è una cosa apparentemente semplice, ma nella realtà molto difficile da fare. Però lui, diciamo, è stata una cosa che mi ha lasciato, il fatto che si possa fare, effettivamente non è una cosa irraggiungibile. E questo è effettivamente il miglior ricordo che ho di lui, e ciò che effettivamente mi ha lasciato dentro. Dice: non vi scoraggiate, perché come tanti altri ci hanno preceduto, anche noi possiamo arrivare dove è arrivato San Giovanni, dove sono arrivati i nostri amici santi. Ecco, questa grande fiducia nell'infondere ai ragazzi, dicendogli: no, qualsiasi situazione abbiate, in qualsiasi problema vi troviate, c'è sempre qualcuno che vi aiuterà a risolvere. Dunque, c'è una frase molto significativa di Carlo riguardo alla chiamata universale alla santità. Tutti sono chiamati alla santità, e Carlo era convinto di questo, perché diceva: la possibilità che Dio ci offre è per tutti, non è solo per qualche privilegiato. Tutti possiamo incontrarlo, raggiungerlo e arrivare al cielo. E c'era una frase che lui diceva: tutti nascono originali, ma molti muoiono come fotocopie. Che cosa voleva dire? Voleva dire questo: originali nel senso che ognuno riceve da Dio dei doni, ha delle potenzialità fin dall'inizio, fin dalla nascita, e poi per strada si perde e si omologa, diventa uno tra la massa, o si confonde con il resto. Quello che Carlo diceva, che appunto i bambini nascono originali ma poi alla fine muoiono come fotocopie, è profondamente vero, perché davanti a Dio ogni persona è un progetto originale, unico, irripetibile, e questa è proprio la profonda dignità della persona umana, no? Questa è un'affermazione di chi ha una familiarità così grande con Dio che riesce a leggere la realtà con gli occhi stessi di Dio. Realmente ognuno di noi è unico, irripetibile, originale, perché proveniente dal cuore stesso del Padre. E il Padre, quando pensa a ognuno di noi, mette tutto il suo amore che ci rende appunto unici e irripetibili. La cultura contemporanea non favorisce l'originalità della persona, ma la massificazione, no? L'omologazione. Alla fine creano come una specie di sottobosco uniforme, dove poi si perde l'identità veramente specifica e il dono specifico di ogni persona. Siamo noi che alla fine ci lasciamo andare e non ci realizziamo né come creature né come figli di Dio come si dovrebbe fare. Ecco, questo aspetto in lui era fondamentale. Per ogni persona vedeva una capacità di potersi realizzare, di potersi rendere veramente discepolo di Gesù e arrivare alla santità. Era una sua grande sensibilità dire: io diverrò quello che nel pensiero di Dio io già sono, se riesco a intercettarlo, a vederne i segni, se imparo a leggere i segni che mi domandano cosa posso essere io qui o a che cosa mi devo dedicare. Il tema della vocazione a essere cristiano maturo era un tema a cui era molto affezionato, ma non improvvisava scelte premature. Carlo ha lasciato una grande eredità, che è questa: per tutti, a cominciare dal suo esempio, Gesù non è una persona estranea, ma è una persona vicina, è un amico, che ci sono valori oltre quelli terreni, che c'è anche un'altra vita che ci aspetta dove saremo più felici, e che la carità e l'amicizia è a portata di tutti. Questo messaggio di ottimismo, di fiducia in Dio, di fiducia negli altri, è questo il grande eredità di Carlo. Ciò che mi ha lasciato Carlo a distanza di tempo. E vorrei far notare questo: Carlo era nato in una famiglia molto agiata,
Quindi per lui sarebbe stato molto facile essere una fotocopia, nel senso che poteva avere a disposizione tutte quelle cose che i ragazzi di adesso desiderano in maniera spasmodica, dai telefonini, ai capi certo. firmati, alle vacanze esclusive. È lui morto nel 2006, non è del secolo scorso. Siamo adesso, insomma, ecco. I suoi compagni di sono all'università, per cui li conosciamo, sono ragazzi. Lui a queste cose che ti potevano far diventare facilmente una fotocopia non ha mai dato peso. Tant'è vero che era molto essenziale anche nei suoi gusti, nel modo di vestire, nelle sue scelte. Per lui l'importante andava ben oltre a queste apparenze. L'importante era proprio un costruire qualcosa di unico e irripetibile in questa amicizia tra lui e Gesù, percorrendo ogni giorno con semplicità la vita che sarà beatificato il 5 ottobre, ucciso a 14 anni, del quale avete parlato anche voi la settimana scorsa. Quello che in Carlo a me ha colpito è questo, che è un ragazzo del nostro tempo che ha vissuto pienamente tutta la positività che questo tempo può dare a un giovane, lo sport, le amicizie, i viaggi, perché ha viaggiato, la musica, tutto quello che poteva esserci, ma è riuscito a costruirsi una vita interiore e che riversa questa sensibilità nel rapporto con gli altri. Per lui tutti erano amici. E questa è la cosa infatti importantissima da ricordare. Dagli amici della scuola, domestici, perché lui viveva in una famiglia agiata. Certo. E in un quartiere di Milano dove di domestici, anche soprattutto stranieri, ce ne sono tantissimi. Mai guardati dall'alto in basso, ma sempre sentiti chiave. Cioè, amici. Per lui tutti erano amici. Quindi non solo un ragazzo che non viveva fuori del mondo, ma anzi viveva pienamente la sua vita, ma al contempo sempre in grandissima, totale apertura nei confronti degli altri. Sì, una grandissima proiezione del valore molto dell'amicizia. Molto significativa di Carlo, che dice: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. Perché? Perché lui vedeva in questo sacramento la possibilità e il modo più celere e più sicuro per arrivare al cielo. Infatti tutta la sua vita, se si può dire, è stata incentrata sull'Eucaristia, vista non solo come sacrificio, ma anche come comunione, come modo di entrare in comunione e intimità con Gesù. L'Eucaristia è la forma nella quale il Signore ci ha consegnato se stesso, perché noi potessimo, attraverso questo segno del pane, imparare che noi siamo destinati ad avere energia per camminare in giustizia, in bontà, in comunicazione sincera con gli altri. Eucaristia è il Vangelo che si fa nutrimento. E tutta la sua vita l'ha ruotata intorno a questo sacramento, anticipando, chiedendo di anticipare la prima comunione, quindi segno già di una certa maturità. E ripeteva spesso che, come dice, la gente non capisce, perché si affollano tutti verso gli stadi, verso gli spettacoli, verso i cinema. Quando dice invece, quando c'è la fonte della nostra salvezza e dell'amore in chiesa, qui c'è una fonte di grazie e nessuno ne approfitta. Ecco, era questo cruccio, questo senso di dispiacere, per cui nessuno approfittava dell'Eucaristia in modo adeguato, che lui ha voluto fare anche una mostra sui miracoli eucaristici, una mostra che ha avuto un grande successo, è stata diffusa nei 5 continenti, ha girato per parrocchie, santuari, tra i più grandi santuari, Fatima, Lourdes, Santiago de Compostela, e si tratta di pannelli, che lui l'aveva ideata questa mostra, pannelli dove si raccontano i grandi miracoli eucaristici avvenuti lungo il corso dei secoli, dai più piccoli ai più conosciuti. Tra i più conosciuti si nomina Lanciano. Qui ci troviamo nel luogo dove probabilmente è avvenuto il segno 1300 anni fa, e come tutti i segni nascono sempre da qualche problema, che sia fisico, come per Gesù che guariva i malati, sia interiori. E il problema era interiore. C'era un monaco basiliano, c'era una piccola comunità di monaci basiliani venuti qui dall'Oriente. Questo monaco era in crisi di fede, perché come tutti noi la fede è sempre tentata.
Quindi vediamo un pezzettino di pane, vediamo del vino, però crediamo che quella è carne di Cristo e quella è sangue di Cristo. Beh, non sempre i sensi vanno in aiuto alla ragione e spesso la fede viene tentata. Ecco, durante una di queste celebrazioni di crisi, dopo aver detto sul pane, sull'ostia grande, quella che ancora oggi si consacra, questo è il mio corpo e sul calice questo è il mio sangue, lui si ritrova sulla mano una fettina di carne fresca e il calice è pieno di sangue. Perché un conto è credere qui con la testa e un conto è trovarsi davvero davanti ai segni del corpo e sangue di Cristo. Ecco, lì si riaccesa la fede di quest'uomo, di questo sacerdote, come oggi la fede di tanta gente che verifica. Guardavano se la carne si corrompeva e non si corrompeva. Il sangue stesso non si è raggrumato in un unico blocco, ma in cinque grumi. All'inizio posero questa, chiamiamola così, questa fettina di carne su una tavola e la puntellarono con 12 chiodini, 12 spillini, per mantenerla aperta. Arriviamo al 1970, quando il dottor Linoli, istologo dell'Università di Siena, fu chiamato da noi, col permesso del vescovo, per verificare cosa effettivamente stavamo conservando. Dico brevemente i risultati che hanno affascinato il mondo e abbiamo centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno qui. Allora, la carne è carne umana e anche il sangue è sangue umano. Il gruppo sanguigno è il gruppo AB, che è lo stesso gruppo sanguigno delle macchie di sangue sulla sindone. Anche la carne non è un pezzo qualsiasi del corpo. La carne è una sezione del cuore. Quando si va ad analizzare sia il sangue che la carne, all'analisi risulta carne fresca e anche sangue fresco. Il Signore ha voluto manifestarsi in questo segno con una sezione del cuore. La parte centrale, che dicevo, si è aperta sia perché si è essiccata e quindi si è un po' aperta. Una parte di quell'apertura è il ventricolo sinistro del cuore, dove il cuore pompa il sangue per dare la vita alle persone. E questo già indica qualcosa che va al di là del puro e mero aspetto scientifico. La parte finale, l'epilogo della vita terrena di Carlo, la malattia, una malattia fulminante. Una leucemia. Mi sembra di capire, non so se ho letto male, che addirittura in pochi giorni l'ha portato via. Meno di una settimana. Perché ho letto che i primi di ottobre del 2006 è stata diagnosticata questa malattia, il 12 ottobre è morto. Sì, quando prendono i giovani questo tipo di leucemia non c'è niente da fare, è una cosa... Ecco, e qui leggo che quando nell'ospedale i medici le hanno detto la verità, non ha pianto, come se dentro di sé lo sapesse. E poi soprattutto una cosa che mi colpisce, non ha chiesto, lui che naturalmente aveva questo rapporto di intimità, chiamiamolo di confidenza costante e quotidiana con il suo amico Gesù, non, che io sappia, poi lei mi può correggere ovviamente o smentire, non ha chiesto una grazia per sé, ma ha subito espresso il desiderio di mettere la sua sofferenza alla disposizione della Chiesa del Papa. Sì. E ha chiesto di ricevere l'unzione degli infermi, coscientemente, che ha seguito in piena coscienza. E da notare che abbiamo le testimonianze dei medici e delle infermiere che lo avevano accudito in quei giorni, che insomma era un ragazzo, gli dicevano ma insomma hai male... E lui ha sempre detto no, perché c'è gente che sta peggio di me. Uh-huh. Io sto bene. Non... Ha accettato tutto con una grande serenità, proprio come accettava la vita giorno per giorno. Così ha accettato questa situazione come se fosse quello che era fatto per lui. Quello che in quel momento era il piano di Dio. Anche quella è un'opportunità per lui. Sì, e l'ha vissuta in questo modo. Un mattino mi vedo bussare alla porta della sacrestia i genitori. Apro la porta, li vedo davanti a me, li vedo, non so, preoccupati, li vedo tristi e mi dicono, sa, Don Gianfranco ci ha lasciati.
vi confesso che in quel momento, non sapendo che lui aveva questa forma grave di malattia, improvvisa e grave di malattia, avevo dentro di me detto: ma cos'è, scappato di casa? E loro a dirmi: no, il Signore ce l'ha portato via. Purtroppo con Carlo nell'ultimo periodo ad aver sofferto. Ma questa cosa mi aveva profondamente sconvolto. Uno strappo impensabile. È stata per me una prova non leggera questa. Non ho mai capito perché questo. Preferito passare più tempo con lui. Dopo la sua morte, i genitori hanno potuto concepire due gemelli. Io non lo so che segno sia questo, però so che è un segno. Il vuoto che lui ha lasciato in casa lo ha colmato probabilmente con una grazia, la prima grazia fatta, non posso aggiungere altro, però questo mi ha colpito. Lui si è realizzato effettivamente come cristiano, è questa la grande realtà di questo ragazzo che riesce ancora a parlare a noi. Riesce a parlare a noi perché è stato capace di un sacrificio, è stato capace di riconoscere nella sua vita la presenza di qualcuno che lo stava guidando. L'indicibile messaggio che la grazia c'è e opera e ti dà segnali per cui tu rimani in silenzio, rispettoso e grato. Questo ho dentro di me quando penso a casa. Stay.